amici e amiche di Viaggi Molise e di Telemolise da Frosolone in occasione della 20ª inaugurazione della Mostra Mercato Nazionale di Forbici e Coltelli. Il nostro viaggio in Molise continua. Rimanete con noi. Con Vittorio Piscitelli, uno dei nomi, diciamo, illustri dell'artigianato frosolonese per quanto riguarda appunto forbici e coltelli. Una tradizione di famiglia? Com'è nata questa storia? Beh, è nata, sono figlio di un artigiano e logicamente coltivo questa tradizione da più di qualche anno, e come anche i fratelli hanno fatto questo mestiere. Tanti, vediamo, sono i tipi di coltelli, ma qual è la forma tipica del vero coltello frosolonese? Frosolone c'ha lo sfilato, che è conosciuto in, diciamo, anche fuori dall'Italia, che è un coltello molto lineare, elegante, poi si può fare in tante versioni. I materiali evolvono, come evolvono? I materiali poi dipende anche dalla persona, la richiesta delle persone, chi piace il corno chiaro, chi quello scuro, chi è materiale ancora più pregiati come la madreperla e così via. La sua è una passione, una vocazione, una tradizione trasmessa. Il pezzo più affezionato che ha realizzato? Ma sono tutti affezionati. Sono tutti figli? Sì, assolutamente. Da padre in figlio, dunque lei l'ha ricevuta da suo padre, questa tradizione, l'ha trasmessa ai suoi figli, la trasmetterà chissà ai suoi nipoti. Speriamo che qualcuno riesca a continuare questo lavoro, di più che altro è per un po' di tutto, vocazione, passione, altrimenti non si può fare. In ultimo, quale augurio fa ai giovani a questo settore? Io sono disponibile a insegnare a qualsiasi persona, giovane o meno giovane, quello che io ho appreso, a trasmetterlo a chi ha voglia di continuare questo mestiere. In difesa di una tradizione millenaria come questa. Certamente. E sono con Giuseppe De Marinis. La 20ª Mostra Nazionale Forbici e Coltelli di Frosolone non solo propone lame, ma anche arte sacra e non solo, oggetti importanti lavorati in marmo. Sì, questo in 20 anni di mostra artigianale, insomma, è la mia prima esposizione che ho voluto fare e ho voluto esporre naturalmente quello che riguarda la mia attività e l'attività anche di mio padre, che è appunto quella della lavorazione del marmo. Ho voluto più che altro mettere in esposizione appunto materiali di lavorazione, cioè prodotti di lavorazione artistica, quindi scacchiere che realizziamo noi a mano con gli appositi utensili di lavorazione, e non solo, anche materiale come ad esempio colonnine oppure oggetti come gli scacchi apposta per le scacchiere che noi prendiamo appunto per ornare e per, diciamo, completare di più in particolare le nostre lavorazioni. Giuseppe, tu sei giovanissimo, com'è nata la tua passione? Allora, la mia passione di questo mestiere è perché naturalmente mi sono trovato, sono nato in questo ambiente, e naturalmente la passione, ma anche il fatto che comunque da parte mia c'è la volontà, appunto la voglia e l'interesse di portare avanti una tradizione che parte da mio nonno, che era anche lui marmista, e che addirittura scolpiva anche dei busti, tra quali anche alcuni personaggi storici di Frosolone, cito ad esempio Giovanni Antonio Colozza,
e di conseguenza è un mestiere che quindi è trapassato da padre in figlio, e di conseguenza io, trovandoci in mezzo, ho acquisito anche la passione e la volontà per portare avanti un lavoro del genere. E sono con il signor Marco Di Bon di Magnago, in provincia di Pordenone, il Friuli Venezia Giulia, direttamente a Frosolone per la 20ª mostra nazionale di forbici e coltelli. Lei prima mi ha parlato, no, internos di una triade di paesi, cioè Frosolone, Magnago e Scarperia in provincia di Firenze, per quanto riguarda la produzione dei coltelli. Lei oggi rappresenta, insomma, l'estremo nord. L'estremo nord, arrivando da Magnago, ho portato un po' di materiali per fare, noi facciamo manici per le coltellerie. Allora ci hanno invitato per proporre i nostri materiali ai coltellinai di Frosolone, che comunque ci conosciamo già da una vita per motivi di lavoro a livello industriale. Allora, vedo nei suoi coltelli molto legno, come sono fatti? Questi sono tutti legni che vengono dalla maggior parte in giro per il mondo. Abbiamo legno, abbiamo vari tipi di corni, africani, nostrani, abbiamo delle conchiglie, abbiamo madreperla, tutti questi materiali un po' pregiati che si usano nella coltelleria, non solo, perché noi non lavoriamo solo per coltelleria. Comunque questo campo qua siamo posti proprio per coltelleria con i nostri prodotti, con i corni e tutto. Il pubblico come risponde a questa commissione di materiali? Beh, quest'oggi, essendo iniziata da poche ore, ancora deve ingranare. Secondo me domani e dopodomani ci sarà molta più affluenza di gente e vedremo. Pietro Giacci di Sant'Elena Sannita, vicino Frosolone, insomma. Molti anni, però le origini, le radici sono quelle, in effetti. E poi si fanno sempre sentire. Certo. Tra Napoli e Sant'Elena, questa sera ha proposto l'arte della terracotta. Vediamo presepi napoletani e non solo. Tecnicamente sono quello. Sono presepi napoletani, sono pastori napoletani. Curati e realizzati con la stessa tecnica del pastore 700, quindi non sto qui a dilungare la cosa. Però, come vede, il soggetto principale è l'arrotino, perché Sant'Elena va bene che adesso sia stata questa metamorfosi, sono diventati profumieri santelenesi, però le radici sono quelle. Sì, anche da una famiglia di arrotini, quindi ecco, mi faceva piacere. Anche perché i primordi annoverano come l'arte della forgiatura prettamente frosolonese, è stata poi presa dai santelenesi, che portavano questi prodotti a Roma e a Napoli. E li affilavano, li portavano a Roma, commercializzandoli, insomma. Aprendo, inaugurando un commercio extra regionale. È stata un'evoluzione con le profumerie, insomma, da lì si è passati ai prodotti per i barbieri, al profumo, il passo è stato breve, però le origini sono quelle. E lei, con la sua arte, con la sua maestria, li ritrae tutti. Cerco di riportarli un poco in auge, diciamo, perché ormai sono mestieri che vanno scomparendo, quindi peccato, peccato. Amiche di Viaggi Molise e di Telemolise, si è appena conclusa la serata inaugurale della 20ª mostra nazionale di forbici e coltelli a Frosolone, che è terminata con un trionfo di musica grazie alla fanfara dell'arma dei carabinieri del 10° battaglione Carabinieri Campania. Prima di salutarvi, vi ricordo che ci potete seguire sul canale 11 e 12 del digitale terrestre, sul canale 96 per l'Abruzzo, sul canale 749 per Roma e tutto il Lazio, e sul canale 212 di Molise mio. Io vi aspetto a un prossimo Viaggio Molise in nostra compagnia.